Ci accomodiamo, prendiamo posto. Le borse le mettete a terra così non perdete spazio. Maurina mi ha domandato perché non ho fatto le giaculatorie. Dolce cuore del mio Gesù, aiutami sempre più. Dolce cuore di Maria, Gesù, Giuseppe e Maria, ti dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistete nella mia ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, pace e cuore l'anima mia, e fate che l'ultimo mio cibo sia la Santissima Eucaristia. L'altro posto qua. Stringete, bravo. Un po' più indietro, dietro di te, se accetti la borsa. La borsa. Guarda questo là, vieni qua, Michele. Vabbè, ci proviamo ad entrarci tutti. Guarda, se c'è qualcuno qua lo stiamo spingendo. Vabbè. Visto che è stata citata la prima lettura, la seconda lettura, il Vangelo, durante la preghiera, lo vedi che l'avete già fatta. No, però è bello perché è il senso che già abbiamo partecipato alla Santa Messa Domenicale, no? E quindi è importante anche avere questa, come posso dire, siamo venuti già santificati. Ecco, c'è stata una presantificazione, no? Di quella che è anche la nostra esperienza di vivere il giorno del Signore, e proprio nel giorno del Signore di vivere con le nostre comunità, magari da dove siamo ripartiti, da dove abitualmente noi partecipiamo all'Eucarestia, e lì, ecco, abbiamo già gustato, potremmo dire, abbiamo già fatto la prima parte, ecco, di quello, altro che precetto, dico, è già una grande benedizione che riceviamo. Vorrei però con voi condividere un insegnamento riguardo proprio quella che è la seconda lettura che ascolteremo, perché di solito, ecco, la seconda lettura non si collega mai con, quasi mai si collega con la prima lettura, il Salmo che è una risposta, e il Vangelo. Ordinariamente si accordano la prima lettura e il Vangelo. La seconda lettura è un po', potremmo dire, quasi come un accompagnare, e talvolta passano in sordina queste esortazioni che invece ci vengono da parte della parola di Dio, e che sono delle esortazioni fondanti la comunità. La comunità si fonda proprio attraverso l'ascolto attento di quella parola che è illuminata dalla presenza di Cristo Gesù. Beh, nella prima lettura, che di solito è dell'Antico Testamento, tranne nel periodo pasquale, che è tratta dagli Atti degli Apostoli, nella prima lettura, di solito di domenica, si legge o un profeta oppure una parte della Torah, dei primi cinque libri della Bibbia, oppure qualche libro storico sapienziale. E poi quello vale, potremmo dire, anche per i nostri fratelli ebrei, che già hanno questo dono di questa parola che Dio ha dato, e che noi rileggiamo alla luce del Vangelo, dell'esperienza di Cristo. Però vorrei con voi rileggere quella che ascolteremo, o che avete già ascoltato nelle vostre comunità, la seconda lettura, che è tratta dalla prima lettera di San Paolo, scritta alla comunità di Corinto.
Questa prima lettera, sono due le lettere che noi abbiamo nella Sacra Scrittura, questa prima lettera, al di là del saluto, poi tutta la parte che c'è con la quale il Beato Apostolo Paolo cerca anche di guardare, di attenzionare alle realtà di quella comunità, però poi ha un carattere, potremmo dire, universale, non è semplicemente per quella comunità. Quando il Signore parla, parla per tutti e non solo per tutta l'estensione geografica, ma anche per l'estensione spazio-temporale, cioè per ogni uomo, per ogni tempo, quindi anche per noi oggi. E il Beato Apostolo Paolo ci ha presentato, l'abbiamo visto magari nelle domeniche precedenti, l'elenco dei carismi. Carisma fa riferimento a charis, che è la gratuità, ma che ha anche la carità, hanno la stessa radice, charis, grazia, dono. E quindi anche i carismi, che sono, cosa sono i carismi? Lo dice San Paolo stesso, a ciascuno viene data una particolare manifestazione dello Spirito, questi sono i carismi, per l'edificazione comune, o meglio, per edificare la comunità, o ciò o per quello che è utile e necessario nella comunità. Se nella comunità c'è qualcuno che è malato, allora il Signore suscita anche il carisma della guarigione, altrimenti non serve. Bisogna un uomo c'è, come si suol dire, no? Che non vi sia bisogno. Ecco, il Signore ci invita ad aspirare anche ai carismi più grandi. Vorrei leggere con voi proprio queste esortazioni che ci vengono. Il Beato Apostolo Paolo dice: se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona, con un cembalo che tintinna. Fa una, potremmo dire, una esemplificazione, potremmo dire, noi diremmo, sono come una campanella ciaccata, che piuttosto che fare un suono gradevole diventa fastidioso, oppure un cembalo che tintinna. Vi ricordate noi cultori della musica e degli strumenti musicali siciliani? C'è Giangianetta pure, no? Oppure un tamburello, no? Il tamburello, se si sa suonare e dà il ritmo giusto, allora va bene, altrimenti diventa un frastuono, diventa qualcosa di sgradevole. E San Paolo proprio fa questa esemplificazione. È come se tu puoi anche avere la conoscenza per parlare le lingue degli uomini, cioè farti capire dal punto di vista anche della dovizia, della padronanza della tua lingua, vuoi anche di conoscere appieno quelli che sono anche, potremmo dire, i misteri a cui gli angeli possono attingere perché hanno la visione beatifica, ma se non hai la carità, il tuo parlare diventa sgradevole. Noi siamo soliti dire che si riesce a raccogliere di più con una goccia di miele anziché con un barile di aceto, così, o di fiele, così fai pure la lima baciata. Bene, ma ancora San Paolo dice, siamo nel capitolo 13, e se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da spostare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. O meglio, sono niente. Anche se possedessi il dono della profezia, cioè parlassi in nome di Dio. Tante volte noi possiamo anche, dicendo una cosa, prestare la nostra voce a Dio e il Signore ci risponde
guarda, guarda, che quella persona ha il dono della profezia. E mentre parla, mi dice, mi porta questo messaggio da parte di Dio e dice ciò che Dio intende fare prima ancora di farlo. Dio me lo fa conoscere, e, ma se non avessi la carità non sono niente, e se possedessi la scienza e tutti i misteri che riguardano anche il mistero stesso di Dio, e possedessi la pienezza della fede così da spostare le montagne. Voi sapete che la fede è questa fiducia immensa, smisurata in Dio, e se tu credi, dice il Signore, così come ha fede un granello di senapa, che è la cosa più naturale, tu prendi un granellino, un seme, e lo metti sottoterra o lo semini, quel granello ubbidisce al comando primo che Dio ha dato, che è quello di mettere la radice, di crescere, di fare fiore e di fare il frutto. È normale. Ma se anche tu avessi questa capacità, anche il carisma stesso della fede, di iniziare qualcosa di così grandioso e di portarlo a compimento, ma non avessi la carità, non sei nulla, cioè sei niente, e alla fine non sei nel Signore, non sei nell'essere divino, cioè tu puoi usare del nome di Dio ma non essere in Dio, e questa è la cosa più grave per un credente. E se anche distribuissi tutte le sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. E questa è un qualcosa che ci dovrebbe interpellare. Noi tante volte facciamo delle cose e le facciamo perché così diventiamo grandiosi. E poi alla fine, se facciamo qualcosa di grande, possiamo anche... Io ci ho pensato, muovendo tutta la fraternità, scelgo un popolo nel Biafra o dove... Mando queste Madagascar, facciamo un progetto Madagascar, ci regalamo tutte cose, da, facciamo felici, così io divento un grande benefattore, mi mettono l'immagine lì, poi magari mi accendono pure il lumino e mi mettono i fiori quando muoio e divento un santo. Ma se io non ho la carità, non sono niente, cioè perdo la grazia di essere in Cristo Gesù e di essere nel suo progetto. Perché forse ho ricercato più il mio vanto anziché aver fatto quella carità gratuita con cui Dio vuole io viva la mia vita di fede. Posso fare pezzi di paradiso, noi diciamo, no? Ma se poi ti manca il fondamento è la carità, la gratuità, non serve a niente. Noi tante volte possiamo avere belle padronanze di dissertazioni, possiamo fare, possiamo anche arricchire e impreziosire gli altri, ma se noi non abbiamo in noi stessi l'amore di Dio, siamo nulla, non giova niente, abbiamo perso tempo, abbiamo faticato invano. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiando pane di sudore, stolti, il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Alla fine il Signore ci nutre, e anche quando tu dormi puoi essere segno della carità di Dio. Noi questo dobbiamo avercelo sempre chiaro, perché altrimenti ricerchiamo un giovamento che non ci arriverà mai, ricerchiamo un profitto che non è quello di stare con il Signore. Possiamo organizzarci in tante corporazioni, associazioni, cavalierati, club, ordini equestri e cistercensi o circensi, dipende quello che vogliamo fare. Alla fine, se non abbiamo veramente la carità, non ci serve a niente. Abbiamo perso tempo noi e forse facciamo perdere tempo anche agli altri. E ancora San Paolo ci dice che la carità, attenzione, ci dà 16
potremmo dire, sfaccettature della carità. Quanti sono queste sfaccettature? 16. Dovrebbero essere 8 positive e 8 negative nel testo greco. Però nel testo in italiano che noi abbiamo sono 9 negative, nell'accezione negative non è così, non è così, non è così, e 7 nelle accezioni positive. L'aggettivo qualificante è la carità. E allora partiamo dal primo. La carità e sono, si alternano. All'inizio San Paolo ne dice 2 che sono positive, poi ci sono tutta la stessa di belle, non è così, non è così, non è così, e poi ce ne dice altre 5 che sono di quelle positive. Le vediamo insieme, perché se no passano sotto banco, le abbiamo ascoltate. La carità è paziente, viene detto anche magnanima, cuore grande. Quando una persona è cuore grande, che significa? Che è generosa, che è munifica, che è paziente. Perché paziente? Paziente fa riferimento ad una virtù che viene citata da San Paolo proprio al termine, che è quella della speranza. Tu quando sei paziente, quando continui a sperare, quando rispetti l'altro e quando tu ti attenderesti che l'altro subito rispondesse prontamente, prontamente, e invece l'altro aspetta e spera. Dio se n'è andato, ogni tanto Dio dice, ah, voglio morire, cioè, manco se ti vedono morire. Ed è così, tante volte è così. Guardate che la carità deve avere pazienza. Tu non puoi avere, noi in una società in cui siamo abituati ad avere tutto e subito, immediatamente, anzi prima subito e poi anche il tutto. Ecco, nel senso che la tempestività, tu devi essere immediato. Quando devi fare un... noi sappiamo che il tempo è denaro, è prezioso, per cui anche una persona ti valuta per la tempestività, la produttività, il tuo essere celere nelle cose. Oggi la virtù della pazienza, perché è una virtù, la pazienza, è un dono assai raro. Noi siamo tutti impazienti, siamo di quelli che tante volte viviamo una vita frenetica. E avere pazienza, c'è la pazienza, no? E la esercitiamo, la pazienza. Ma avere pazienza significa anche saper attendere, saper rispettare i tempi dell'altro. E la carità è paziente, o meglio, quando tu eserciti la virtù della pazienza, allora sì, che significa che stai esercitando veramente la virtù teologale della carità. La carità, quindi, è paziente, magnanima, è benevola, benigna, bene ignis, ignis è il fuoco. E allora ci mettiamo tutti attorno al braciere, alla conca, questo, no? Il fuoco buono, il fuoco amico. A cosa serve questo fuoco bello? Il fuoco bello serve a riscaldarsi, poi ad illuminare, poi a cuocere e quindi a rendere più buoni i cibi, edibili, a gustare meglio. Alla fine il fuoco raduna, ci accoglie, ci riscalda. Questo è un segno che la carità veramente attira. La carità attira. E la carità non è un fuoco divorante di passione. Ma la carità è paragonabile all'amicizia piuttosto che alla passione, perché la passione arde, brucia, distrugge, mentre l'amicizia, la benevolenza porta anche gli altri ad invitarli a stare tutti vicini e vicini nel Signore. E quindi è benigna, non è maligna. Maligna chi è? Il fuoco maligno qual è? Quello del piromane, accendi per distruggere. E ci sono alcune persone che non vogliono le cose, non vogliono. Se dicessi, ma ti do un pezzo di terreno, te lo coltivi, no, il piacere è vedere distruggere le cose. Ci sono persone proprio che hanno questo,
questo verme maligno, questo gene maligno, questo veleno inoculato che è distruttivo. Non passa del tempo a fare qualcosa di buono, ma a distruggere il buono che c'è negli altri. E la carità invece è benevola. Dove benevolo non significa ti voglio bene, perché è facile dire ad una persona ti voglio bene. La carità invece vuole il bene dell'altro, e voler bene o volere il bene è diverso. Una mamma e un papà vogliono bene ai loro figli? Sì, ma principalmente devono volere il loro bene, per cui non li tengono in ostaggio. I figli di chi sono? Della vita. Della vita, quindi del Signore della vita. Il Signore te li ha affidati, li aiuti, e poi devono lasciare il nido per farsi il loro nido, la loro vita, e andare dove devono andare. Allora lì tu vivi già la carità. Ma questa carità non è invidiosa. Ecco la prima come posso dire, affermazione, potremmo dire negativa, no? L'invidia, che cos'è l'invidia? Una brutta bestia, una brutta malattia. La peggiore, no, ce n'è un'altra peggiore. No. Il peccato è il peggiore, stai tranquillo. L'invidia, invideo, significa non vedere quello che hai tu, quello che Dio ti ha dato, ma andare a guardare quello che hanno gli altri. L'esempio più bello sapete qual è? Uno che sta guidando e dice: ma guarda che macchina bella che c'ha quello, e guarda che macchina bella che c'ha quell'altro, e si scappa contro un palo e distrugge pure la sua. Alla fine non ha guardato che lui ha la possibilità di camminare come gli altri, ma guarda quello che hanno gli altri non guardando il proprio. E tante volte si perde il proprio per aver guardato quello degli altri, per aver fatto i paragoni degli altri. Alla fine, chi ha ricevuto un talento nella parabola avrà detto: Signore, tu non mi hai dato 5 talenti come quello, non mi hai dato quei 2 come quell'altro. Quindi ha guardato gli altri che hanno avuto di più, e lui ha detto: io non ho avuto quello che hanno avuto gli altri, quindi non lo uso, poi glielo restituisco. Che cos'era un talento però? Un talento era una grande, cospicua somma di denaro. Erano intorno a 30 e passa chili di metalli preziosi, di argento, di oro. Ci aprivamo una bella gioielleria in via con i Galeri Condotti, oppure in via Monte Napoleone a Milano, in via della Spiga, ecco, lì, oppure a Roma in via delle Carrozze, là, in piazza di Spagna, via dei Condotti, ecco. Alcio Bulgari aveva paura se ci aprivamo. Ecco. E invece cosa ha fatto? Ha guardato quello che non aveva. Tu guardi, vi ricordate Caino, no? Caino parlava con Dio. Caino parlava con Dio, Abele non parlava con Dio. Abele ha offerto le sue primizie e Caino ha offerto le sue. Però mentre le offriva, guardava il fratello. E non è che guardava di fare bene il proprio lavoro. Guardava il lavoro degli altri, quindi non ha fatto bene il suo. Guardate che è così. E l'invidia arriverà fino all'omicidio, al fratricidio, dove tu per 20 centimetri in più e meno di terreno, di spazio, di stanza, chissà che cosa può succedere, l'invidia. Allora la carità non è invidiosa, allora non ci fa guardare l'altro con cattiveria, ma ci fa guardare l'altro con lo stesso occhio di Dio. Perché il Signore ha dato a quello 5 talenti? Quello che ha avuto 5 talenti ha dovuto lavorare 5 volte di più di quello che ne aveva avuto uno. Alla fine quello ha dovuto lavorare di più. Noi tante volte vorremmo avere le cose che hanno gli altri, ma non per utilizzarle, per non utilizzarle. E tante volte è così. La carità non si vanta, non si gonfia
non cerca il proprio vantaggio, non solo, non si pavoneggia, non si espone. Questa è la carità. La carità viene fatta nel silenzio, non vantandosi. Ah, io ho fatto questo, sì, sì, tu hai fatto questo, io ho fatto di più. Pure che non è vero lo diciamo, perché così chissà che cosa vorremmo dimostrare. E allora capiamo come tante volte le cose diventano un volontariato fine a se stesso per gratificare noi e non per rendere grazie a Dio. E allora capite come il Signore ci sta volendo dire che noi dobbiamo cercare chi si vanti nel Signore, in Dio. Signore, grazie, mi hai dato l'opportunità di fare del bene. Alla fine non è che io questo bene l'ho portato da un altro mondo, da un altro pianeta, e lo sto impiantando qui. Tutto qui è, alla fine si sistema quello che c'è qui. C'è un principio nella chimica e anche nelle scienze: nulla si crea e nulla si distrugge, si trasforma. Alla fine, se noi siamo capaci di trasformare le cose e renderle migliori, ma sempre qua le abbiamo fatte, non è che le abbiamo create noi, siamo i creatori, sempre creature siamo, a cui Dio ha affidato un compito e una missione. Ancora, la carità non si gonfia. Vi ricordate il bue e la rana? La rana e il rospo che voleva diventare gonfio quanto il bue poi esplose. Alla fine non si gonfia, nel senso non si dà arie, ma soprattutto non trattiene il respiro, non trattiene lo spirito. Alla fine è così, perché noi tante volte vorremmo bloccare lo spirito. Ci sono delle persone che vorrebbero fermare la potenza di Dio. Guardate che chi gonfia se stesso, chi vanta se stesso, chi vuole apparire più di quello che è, piuttosto che fare come il beato precursore Giovanni Battista, quando Gesù battezzava, e lui dice sì, sì, ma bisogna che lui cresca e che io diminuisca. Allora sì che ci siamo. Perché se Dio è al centro, se Dio viene messo veramente, viene innalzato, allora ha senso quella carità. Altrimenti è una carità che ci farà esplodere, è una carità che ci farà scoppiare, è una carità che non realizzerà la bellezza di Dio in noi. Ma non solo. La carità non manca di rispetto. E qui dovremmo aprire non solo le orecchie ma anche il cuore. Non mancare di rispetto all'altro significa saper aspettare l'altro. Non solo, noi non dobbiamo mai mancare nei confronti dell'altro. Noi dobbiamo sempre saper vedere nell'altro la presenza benevola di Dio. C'è l'immagine di Dio. Il Signore ha creato l'uomo e l'ha creato molto buona, sua immagine, c'è l'immagine di Dio. E se c'è qualcosa che non va, dobbiamo avere rispetto anche di alcune ferite, attraversamenti che tante volte hanno segnato quella persona, l'hanno abbrutita. E allora la carità non solo rispetta l'altro, rispetta i tempi, ma cerca di, con amorevolezza, di togliere quelle incrostazioni o peggio ancora quelle brutture che si sono segnate, si sono, potremmo dire, si sono annidate, hanno trovato per troppo tempo spazio nella persona. Vi faccio l'esempio bello di una mamma che ritorna il proprio bambino che si è unto, si tinci o si è tinto. Vi ricordate, vi uso un termine per noi che siamo indigeni della cultura siciliana, quando si tingia cusiu una persona, che è l'olio bruciato oppure il grasso bruciato, e tu per toglierlo, o la pece, quando si andava a mare c'era la pece, vi ricordate, che prendevamo il catrame, cosa ti faceva? Bisognava avere pazienza a togliere, e i bambini gridavano che non volevano che si togliesse questa macchia, questa, no?
E ci vuole pazienza. Alla fine, piano piano, tu devi togliere quella macchia brutta nella vita della persona. Quella persona può, anzi deve collaborare, perché poi ti chiederà aiuto, ma devi avere anche il tempo del rispetto, devi sapere che devi frizionare energicamente, ma anche con dolcezza nello stesso tempo. E come si fa? C'è la candeggina gentile, mi pare. Vabbè. E allora chiaramente questa carità non manca di rispetto, nel senso capisce l'altro, cerca di non ferire l'altro, non cerca il suo interesse. Vi ricordate quando Gesù dice i servi che non cercano il proprio utile, gli inutili, ma non cercare il proprio interesse. Alla fine non lo faccio perché così io sono più bravo, più bello, più buono, e nel frattempo che faccio la carità, lo dice pure la Torah, non metterai la museruola al bue che trebbia. Alla fine comincia a fa multichi, e allora chiaramente tu facendo il bene ti fai anche tu del bene, e c'è una sorta di compensazione occulta. No, non esistono queste cose, con il Signore non esistono queste cose. Se tu usi la carità ordinariamente è verso gli altri, e se tu ti prendi cura degli altri, il Signore si prenderà cura di te. Altrimenti non ti stai fidando di Dio e non stai servendo Dio, ma ti stai servendo di Dio. E allora la carità non cerca il proprio interesse, non si adira. Dice San Paolo, non tramonti il sole sopra la vostra ira. Significa che l'ira ci accompagnerà ogni giorno, ma alla sera dobbiamo tirare le somme e girare pagina. Non tramonti il sole sopra la vostra ira. La carità non si adira. Se tu sei nella carità, non lo scatto d'ira non c'è, alla fine, perché altrimenti tu non, non, nessuno ti può rubare la dignità, ma la puoi perdere tu se perdi le staffe. Alla fine dice, ma non cucchiare i file, cavi. E allora, e no, queste cadute di stile non possono e non devono esserci per il credente. Ma guardate che è impegnativo tutto questo, no? Troppo. E il Signore ti darà troppi anni per poterlo fare. Non solo, la carità non tiene conto del male ricevuto. Tavardo ti taliva e ti porta affetto, ma non mi scordo che il tuo che tu ha fatto. Alla fine, qua me la sono messa. E quando sarà il tempo opportuno me leva pesa da scalza. È vero o no? Non è da cristiani. Non è da cristiani. Ma noi qui siamo tutti cristiani credibili. Sì. Non tiene conto del male ricevuto. Come si fa a non tenere conto del male ricevuto? Perdonando. Scusami Sara, ma se tu ogni tanto dici che ne avevamo a quartiare, cioè nel senso dobbiamo prendere le distanze, no? Certe volte sì. Perché? Perché tu mi dai uno schiaffo, io la prossima volta, e carità anche non permetterti di darmi un'altra volta lo schiaffo. Anche quella è carità. Ma non tenere conto del male ricevuto significa non serbare nel nostro cuore rancore, risentimento. Alla fine siamo male noi. Perché se io devo serbare rancore, non so se vi è capitato qualche volta di aver sentito alcune discussioni, mi ricordo una volta di una cosa. Senti, tu con quelli non devi parlare, perché i nostri nonni si sono litigati, non sappiamo neanche il motivo per cui si sono litigati, ma chi non l'ha. Niente. Com'è questa cosa? No? Ecco, se non c'è una motivazione, intanto se c'è una motivazione si chiarisce, si chiarifica, si mette luce, e poi alla fine, se è necessario, anche ridefinire le cose, altrimenti si gira pagina. Ecco il non tenere conto del male ricevuto. Qua invece siamo veramente sempre in partita doppia per vedere a che punto siamo, se siamo a credito o a debito con le persone. Questo il Signore non lo fa. Caris, carità, è gratuità.
è qualcosa di gratis. Quando tu ricevi una cosa gratis o dai una cosa gratis, che ti devono dare o cosa, devi, cosa ti aspetti? Qualche niente. No. Qualche cosa di gratis. Ti è arrivata da parte di tutti, eh? Perché una cosa, scusami, una cosa che costa zero diviso 100 quanto fa per ciascuno? Zero. Quindi noi non dobbiamo dare niente, abbiamo già dato, o meglio Gesù ha già dato, e noi, visto che lui ha pagato per tutti, noi siamo gratis in dettaglio, giusto? Okay. La carità non gode dell'ingiustizia. Quando c'è una cosa che non è giusta, noi non, non possiamo godere dell'ingiustizia. Vuoi anche se questa ingiustizia fosse fatta al peggiore dei nemici, tu non puoi godere di queste cose. Se una cosa è ingiusta, quella cosa è ingiusta a prescindere, quindi non puoi avere un godimento per un'ingiustizia. Ma si compiace della verità. Qui iniziano tutte le cose belle, positive che la carità fa. La carità si compiace della verità. E allora, proprio perché si compiace della verità, la verità va detta nella carità. Quando una cosa è vera, tu puoi dire una verità, ma senza offendere l'altro. La verità nella carità. E la carità va fatta nella verità. E camminano tutte e due insieme. Attenzione, no, molto semplice. Quando fai un'opera buona, deve essere fatta nella verità. E quando dici una verità, la devi dire con carità, per correggere eventualmente, per aiutare eventualmente, mai per tranciare una persona, per gambizzarla. Altrimenti quella non è carità, e quella verità diventa un'arma contro la persona. Se io venissi a sapere un qualcosa di che ti riguarda, la carità impone che io venga da te a correggere se c'è qualcosa che non va, perché altrimenti anche una verità detta all'assemblea, ma senza carità, senza quello strumento che è di amorevolezza, di benevolenza, di pazienza, di rispetto, che abbiamo parlato fino adesso, non cerca il vanto, io non sono come te, che tu sei così. Allora, quando la carità viene esercitata, si può dire anche la verità senza arrivare, e si aiuta la persona a camminare nella verità, a camminare nel cammino di Dio. Ancora. La correzione paterna, ecco. Tutto copre, ma non è muccia muccia che tutto compare, oppure nascondere. Attenzione, nascondere per avallare un'ingiustizia. Vi faccio un esempio. Se venisse un vostro nipotino, viene tuo figlio, e ti dice, mamma, conservami questa cosa, e tu ti accorgi che quella cosa è una cosa rubata, e che tuo figlio l'ha rubata. Cosa fai? Chiami la polizia, lo denunci, lo fai arrestare, così si fa? No, cosa fai? Cosa si fa in quel caso? Cosa si fa in quel caso? Si corregge. Si corregge. Coprire cosa significa? Intanto restituisci la cosa tua al posto di tuo figlio. Chiaro? E quindi già metti le cose a posto, perché bisogna restituire. Nello stesso tempo tu lo ricopri d'amore, per far capire alla persona, lo fai cambiare, coprendolo d'amore. Ecco la carità che tutto copre. Quando una persona è coperta d'amore, non sbaglia più. Quando una persona si sente amata, non entra più nell'errore. Ecco perché la carità copre. Ma copre cosa? Non significa nasconde, occulta, ma tu lo immergi in quell'amore che trasforma, che lo rende diverso, che lo fa crescere. Allora la carità tutto copre, tutto crede. Io ci credo che tu puoi cambiare. Io ci credo che tu puoi uscire da questa strada di dipendenza, di ludopatia, di quante situazioni gravi ci sono. Ma io ci credo, io mi fido di te. Senti, io
non ti recludo, ma anzi ti faccio entrare nelle dinamiche dell'amore, dove io ti apro veramente il mio cuore. Ci credo, io credo che tu puoi essere una persona meravigliosa, io so che le tue potenzialità ci sono, ce la puoi fare. Allora tutto crede, e crede soprattutto Renato, tutto spera. Tu de speranza campa? No! Allora, questo è il lamento del mondo. Tu de speranza campa, disperato muore. Invece San Paolo ci ricorda che... Che cosa ci ricorda San Paolo? La speranza in Cristo Gesù non delude. La speranza non delude. Quindi chi di speranza campa non resta deluso. Come per il Signore, pure per te, Sara, se sei nel Signore. Allora, la speranza non costa niente, diceva qualcuno, no? Cuore mio, la speranza non costa niente, giusto? Perché gratis e caris, non cara, e caris, gratuita, ecco. La speranza, io ci spero, perché la carità ti fa sperare, nella speranza tu amplifichi la carità e quella carità realizza l'attesa. Io ci spero e quella speranza si realizza nella carità. Se tu vivi nella carità, è l'ambiente della carità, è l'ambiente, proprio l'abitazione dove il credente deve dimorare, è la carità. E ancora, la carità tutto sopporta e supporta. Sopporta perché noi tante volte ci dobbiamo portare, portate gli uni i pesi degli altri, e sopportarci significa anche veramente portare l'altro cercandolo di farlo rimanere sopra e non di accopparlo. La carità tutto sopporta, ci porta su. E perché ci porta sopra la carità? Perché alla fine non è tanto un portare sulle spalle un peso, ma è portare nel cuore e al cuore di Dio quelle persone che sono un peso. Che se sono un peso nostro, rimarranno sempre un peso nostro, ma se noi le portiamo nel cuore di Dio e gliele lasciamo là, alla fine, cuore di Gesù, pensaci tu e io non ci penso più. Ma possibile? Va bene. Concludiamo, la carità non avrà mai fine. Che significa? La carità non verrà mai a finire. Ci sono persone che si stancano. Persone, basta, mi sono stancato, non ho più carità. La vera carità non avrà mai fine. È come una sorgente d'acqua, è come una fonte d'acqua. Nel deserto, ci sono delle sorgenti nel deserto. Ma nel deserto, ma se non piove, com'è che c'è l'acqua? Eppure l'acqua non finirà mai. Quell'acqua continuerà sempre. E chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, dal suo cuore. Chi crede in Gesù, veramente, sperimenterà che la carità non verrà mai a finire. Sia la carità che è in Cristo Gesù, sia la carità che è nei fratelli che sono in Cristo Gesù. Altrimenti, forse ci stava un po' di benevolenza, c'eravamo tanta madre, diceva qualcuno, no? Ma non è vero. Forse non hanno mai fatto l'esperienza dell'amore, perché chi fa l'esperienza dell'amore non si ritira. L'amore continua ad amare. L'amore continua ad amare. Gesù continua ad amare anche quando non è amato. L'amore continua ad amare anche quando non è amato. L'amore continua ad amare anche quando non è amato. Questo è il mistero grazia, che Dio, nonostante noi non lo amiamo, continua ad amarci. E noi dobbiamo fare come fa Dio. E dobbiamo amare anche chi non ci ama. Amate i vostri nemici, non è così. Tu hai nemici? Molti. L'unico nemico è il diavolo, uno solo è il diavolo. Gli altri sono poverini persone che magari
non hanno sentito tutto questo amore di cui abbiamo parlato e di cui tu ti riempi la bocca, cara Sara. Cosa significa amare i vostri nemici? Che dobbiamo imitare Dio. Amare i vostri nemici è un'altra cosa, significa essere amabili anche con le persone e con i nemici. Con essere persone... amabile anche con i nemici. Ho capito bene o sto... No, sta dicendo quelle cose che abbiamo detto. Abbiamo detto che la carità è benigna, la carità è paziente, la carità... No, ma posso fare la catechese? Ma siccome noi siamo stanchi... Arrivederci. Abbiamo finito, ma già l'ho capito. Essere buona, paziente, mi raccomando. Mettiamo in pratica quello che ha detto Padre Broccio. Uscendo di qua non dobbiamo calare la testa. Dobbiamo mettere in pratica le sue catechesi, che è difficilissimo. Tutti credenti credibili, come usciamo di qua, diventando persone peggio degli altri. Lo show è finito. E diventiamo anche carisata. Bene. Ti ho dato spazio, ho avuto pazienza. Bravo, bella carità. Non dovrei parlare di più. L'invidia, no? Di se stessa. Certo, perché hai parlato più di me. Ma allora, adesso ho ringraziato il Signore per la giornata che mi ha regalato ieri. Su questo sono. A noi non interessa quello che hai fatto. Quello che stavo dicendo. Ma cerca di fare carità. Scusami Sara, il Signore ci dice che dobbiamo radicarci nel presente e quindi a noi non interessa né domani né ieri, ci interessa oggi. Grazie Signore per questo tempo di grazia che ci offre, perché altrimenti dice grazie Signore per tutti quelli che ieri non c'eravate a non disturbarmi. Tu sei troppo filosofico. Va bene, così abbiamo fatto svegliare anche quelli che il Signore gli ha dato esempio di sonno. Va bene, concludiamo con il canto, con un canto d'amore, di gioia, di benevolenza e di carità, e ci prepariamo per la celebrazione della Santa Messa. Ci sono i foglietti della Messa, chi mancano, e facciamo spazio per odino gli angeli, lodi il cielo, ogni creatura celeste quassù, tutto lodi Dio, lodino gli astri.